Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Russian Art Walk. Mi chiamo Matteo Bertelè e sono docente di storia dell'arte contemporanea a Ca' Foscari, nonché vice direttore del centro XAR, il centro studi sulle arti della Russia. Per me oggi è un grande piacere poter parlare di un argomento di ricerca di cui mi sono occupato negli ultimi anni, ossia la storia della divulgazione e della ricezione dell'arte russa e sovietica in Italia nel XX secolo. A partire dal periodo del primo disgelo post-staliniano, l'unica occasione per vedere arte contemporanea sovietica in Italia e in generale in Europa occidentale, perlomeno su base regolare, è rappresentata dalle mostre allestite nel padiglione sovietico alla Biennale di Venezia, che viene riaperto al pubblico nel 1956 dopo un'assenza prolungata di oltre 20 anni, dovuta alle politiche isolazionistiche di Stalin anche in ambito culturale ed espositivo. E molti critici d'arte italiani nel 1956 rimasero delusi dall'arte in mostra, ad esempio il giovane critico d'arte Enrico Crispolti liquidò, cito, come una squallida e sprovvista accademia naturalistica o, se si vuole, realistica ottocentesca, il padiglione. E queste parole racchiudono una critica frequente, in Italia che tendeva a bollare l'arte sovietica come arretrata, come antiquata, ovviamente su basi, e parametri occidentali. In quegli anni era l'arte astratta nelle sue varie forme a farla da padrona in Italia e in generale in Europa occidentale. Nelle edizioni successive il padiglione ospitò mostre più aggiornate, raggiungendo il suo esito più innovativo nel 1962 con una collettiva di giovani artisti, gli esponenti del cosiddetto stile severo, che propugnavano una riforma interna al mondo delle arti. E si può vedere qua anche quanto l'allestimento fosse in qualche maniera allineato ai parametri occidentali, quindi un numero decisamente minore di opere, un allestimento più fluido, più lineare, che facilitava insomma una fruizione più piacevole da parte del pubblico. E ciò nonostante, nessun critico italiano ai tempi possedeva i mezzi o le conoscenze per intravedere questa evoluzione artistica che comunque avveniva all'interno di un'arte figurativa e normativa come il realismo socialista. Nello stesso anno, proprio nel 62, Crispolti, all'età di 30 anni, inaugurò una serie di mostre collettive chiamate Alternative Attuali e tenute all'Aquila nella sede storica del Castello Spagnolo. E per l'occasione Crispolti lanciò un nuovo format, la mostra saggio, in risposta alla mostra premio che tradizionalmente veniva organizzata per mostrare il meglio della produzione contemporanea. Il caso più famoso era appunto la Biennale di Venezia, che aveva una serie di premi in ogni edizione che, per il miglior pittore, il miglior scultore, il migliore incisore, ad esempio. E come si intuisce dal titolo, l'intenzione principale di Alternative Attuali era quella di mostrare l'opera di artisti ancora poco noti e emergenti, e portando quindi all'attenzione del pubblico alternative coeve all'arte in voga allora, come l'informale che secondo Crispolti aveva ormai perso la propria forza innovatrice. E proprio la seconda edizione di Alternative Attuali, organizzata nel 65, che si deve il debutto in Italia dell'arte non ufficiale sovietica, che viene quindi proposta come appunto alternativa all'arte mainstream, potremmo dire, nel proprio contesto di provenienza. Di conseguenza, i 10 espositori sovietici, qui vedete i nomi sottolineati, risultavano estranei tanto all'arte ufficiale sovietica, quindi quella che era ad esempio esposta nel padiglione nazionale, quanto alla prima generazione di artisti dell'underground sovietico, i primi cosiddetti nonconformisti, che sotto l'impulso delle prime mostre di pittura gestuale occidentale in Unione Sovietica avevano iniziato a praticare una pittura prendendo spunto da tecniche appunto importate come il tachismo, il dripping.
Gli artisti invece in mostra nel 65 all'Aquila sono artisti più giovani, quindi potremmo definirli la seconda generazione di artisti non ufficiali sovietici, e ora li vedremo nello specifico. Inoltre, seguendo la sua idea di mostra saggio, Chris Polti suddivise la mostra e quindi il catalogo in capitoli tematici, che gli consentirono di presentare e trattare gli artisti secondo soggetti o approcci comuni, e quindi attraverso una lettura trasversale all'interno di una prospettiva, se vogliamo, comparata, mettendo quindi insieme artisti provenienti da diversi contesti culturali e nazionali, e non più, ad esempio, come succedeva a Venezia, attraverso una suddivisione in rappresentanze nazionali. Il capitolo L'ipotesi avveniristica presentava i progetti di ben tre artisti del collettivo sovietico Dvigenie, che significa movimento, fondato nel 1962 da Lev Nusbyag, artista poi, come vedete, esposto anche. All'interno di questo gruppo, di questo capitolo, Chris Polti ignora membri di collettivi di arte cinetica o programmata già affermati in Occidente, come il Tedesco Zero o i gruppi italiani TON. Chris Polti dimostrò di apprezzare proprio il lavoro di Dvigenie, per aver ignorato, a differenza dei loro colleghi occidentali, ogni, e qui cito dal catalogo, ogni pedanteria grammaticale e ogni ripetizione scolastica degli esperimenti originali compiuti negli anni 30. Quindi qui riferimento in primo luogo alla tradizione avanguardistica, soprattutto costruttivista, a cui appunto molti artisti cinetici si rifecero in quegli anni. E Chris Polti quindi contrappone l'approccio utopico e collettivo del collettivo Dvigeni a quello invece individuale degli artisti occidentali, che sembravano semplicemente applicare in ambito espositivo soluzioni tecnologiche già esistenti, oppure tendevano a impressionare gli spettatori attraverso illusioni ed effetti ottici, come nel caso dell'op art statunitense. Egli dimostrò quindi i cinetici sovietici in quanto interessati alla dimensione sociale e anche per la loro volontà, anche se poi non sempre realizzata, di trasporre i propri progetti radicali nell'architettura e nell'urbanistica sovietica. E questa interpretazione rientrava nella necessità dichiarata di Chris Polti di considerare l'arte sovietica alla pari, se non addirittura in alcuni casi superiore, rispetto a quella prodotta nel cosiddetto, da lui posto tra virgolette, Occidente, mettendo così anche in discussione la subalternità culturale, quindi di culture figurative che fossero altre rispetto alla visione eurocentrica, che era anche condizionata poi ovviamente da pregiudizi di natura ideologica e dai confini anche geopolitici del discorso della guerra fredda culturale. Il capitolo La favola e l'ironia include tra gli altri 19 disegni a matita di Ilya Kabakov, anche se nel catalogo fu poi riportato come Anatoly Kabakov, ed è una delle, insomma, frequenti sviste di questi anni. Nulla toglie comunque l'importanza di questa partecipazione di Kabakov, che egli successivamente, nelle proprie memorie, ricorderà come il proprio debutto sulla scena artistica internazionale. È importante notare qui anche la provenienza dei lavori, che provengono dalla collezione di Antonello Trombadori, un membro storico del Partito Comunista Italiano. E questo è significativo del fatto che i primi divulgatori in Italia e in generale in Europa occidentale dell'arte non conformista sovietica furono diplomatici o funzionari di partito, e per questo si è anche parlato di deep art più tardi, quindi parafrasando movimenti artistici di più sicura fama, come la pop art in primo luogo, deep art, dove deep sta appunto per diplomatic. E
E nel caso italiano si tratta per l'appunto soprattutto di comunisti di vedute anche diciamo, relativamente liberali o a volte addirittura di compagni di strada come Crispolti stesso, quindi diciamo, comunisti non iscritti al partito. E il loro rapporto con l'Unione Sovietica è ambivalente, potremmo dire, perché se da una parte questi rappresentano non ortodossa, se vogliamo, del Partito Comunista, quindi non per forza allineata ai diktat del Cremlino, dall'altra traggono vantaggio proprio dalla loro appartenenza politica per instaurare un rapporto di collaborazione e di scambio intellettuale, ma anche artistico, con i primi artisti sovietici, non allineati. Non a caso alla mostra dell'Aquila compaiono soprattutto artisti non invisi alla nomenclatura sovietica e anzi spesso proprio attivi nell'ambito dell'ufficialità, come il collettivo Dvigenia che abbiamo visto che negli anni 60 realizzò su commissione statale anche numerosi progetti di allestimenti pubblici in occasioni, ad esempio, delle celebrazioni rivoluzionarie, quindi con fondi statali, sovvenzionati dal Partito Comunista. Lo stesso può dirsi per artisti per via della loro crescente visibilità in Occidente, occupavano di riflesso una posizione privilegiata anche in Unione Sovietica. Fra questi, una delle personalità di spicco della DPART, appunto, internazionale, come Ernst Gniezdnyj, di cui all'Aquila fu esposta una scultura in bronzo prestata da Trombadori e anche una scultura in terracotta della collezione di Renato Guttuso. E, le prime apparizioni in Italia, quindi dell'arte non ufficiale sovietica, sono quindi dovute a iniziative singole e sono spesso realizzate sotto la protezione o grazie alla mediazione di personalità politiche e artistiche note e anche influenti tanto in Italia quanto in Unione Sovietica. E questo è proprio il caso di Renato Guttuso che presenta l'opera di Gniezdnyj nella sua prima mostra personale tenutasi in Italia, alla Galleria Il Gabbiano di Roma, con le parole che troviamo qua, tu sei un vero artista che lotta per la sua arte e che in ogni situazione ha mostrato che libertà creativa e la funzione dell'arte in una società socialista non sono concetti contraddittori. L'intento è quindi chiaro da parte di Guttuso, dimostrare quanto anche in Unione Sovietica ci fosse spazio per una appunto libertà, creativa. E quindi per espressioni artistiche non allineate al dogma del realismo socialista. È il caso anche di un'altra personalità, diciamo, nota sia in Italia che poi in Unione Sovietica, come Angelica Savinio, la figlia di Alberto Savinio e quindi nipote di Giorgio De Chirico, che nel 1967 organizzò la Galleria Il Segno di Roma. Una mostra collettiva, la vedete qua, dal titolo 15 giovani pittori moscoviti. E si trattava di una mostra allestita esclusivamente con opere su carta, soprattutto disegni, ma anche alcune incisioni, che erano ovviamente più facili da trasportare e anche da vendere. La mostra venne quindi esposta anche a Cremona e sulla Riviera Triestina. E il numero minore di opere esposte in queste due location successive ci suggerisce che alcune opere nel frattempo avevano trovato un acquirente. E al tempo stesso credo sia utile sottolineare il fatto come tra i primi centri di diffusione, quindi di esposizione dell'arte sovietica, comparissero poi di fatto realtà minori, quasi periferiche, fatta forse eccezione per Roma, quindi città della provincia italiana che attraverso appunto canali non sempre chiari ospitavano piccole rassegne
di artisti sovietici. E questo porta spesso a risultati quasi inaspettati, e ad esempio di nuovo l'Abruzzo ad ospitare nel 1971 la prima mostra personale di un artista che all'epoca andava già quasi per i 60 anni, cioè Vassili Sitnikov, che fu appunto esposto ad Avezzano. La mostra alla Galleria Il Segno segna la nascita di un mercato ufficiale dell'arte non ufficiale sovietica e questa tendenza verrà ripresa e accentuata 2 anni più tardi da un'importante galleria, nonché casa d'aste di Firenze, Pananti, che nel 69 ospitò una mostra dal titolo La Nuova Scuola di Mosca, anche qui con opere essenzialmente su carta. Ma al di là del valore commerciale, si inizia anche a parlare di un valore etico, morale, di questi lavori, come si può, intuire anche dal breve commento riportato nel catalogo che vi propongo qua. E per cui diciamo che acquisire opere di artisti, non riconosciuti come tali, nella società sovietica significava di fatto appoggiare e sostenere una causa che è quella della libertà espressiva individuale, il cui discorso poi rientrava anche all'interno della retorica, nell'idea di un'avanguardia oppressa da tanti pericoli, come possiamo leggere in chiusura di questa citazione. E in effetti, al di fuori dei circuiti diplomatici, un importante canale di raccolta e quindi anche di diffusione dell'arte non ufficiale sovietica è costituito da alcuni giovani italiani di formazione comunista recatisi in Unione Sovietica per intraprendere o continuare gli studi universitari più delle volte. E molti di questi studenti poi entrarono in contatto con gli artisti, con alcuni artisti non conformisti, che spesso erano fra l'altro loro coetanei e con i quali in alcuni casi strinsero anche rapporti di amicizia, e ne sono prova le numerose opere cedute appunto a questi mediatori, se vogliamo, italiani. Come si può leggere appunto dalle iscrizioni riportate al verso di alcune tele e spesso corredate di vere e proprie dediche. Appunto, a questi giovani studenti italiani. L'acquisizione di questi lavori, che spesso avveniva anche tramite forme come il baratto, ad esempio, non era percepita ai tempi come un investimento o nell'ottica, diciamo, di mettere in piedi una collezione, ma era appunto un gesto etico, un atto morale, un dovere morale, se vogliamo, considerata anche soprattutto la situazione economica e sociale in cui questi artisti vivevano. E spesso si cercava proprio di aiutarli dando loro anche beni di prima necessità oppure barattandoli con alcuni beni che erano molto ambiti e soprattutto erano introvabili in Unione Sovietica, come ad esempio le pubblicazioni d'arte a colori edite da Fabbri, editore, i maestri del colore, stampate a partire dalla fine degli anni 50, che divenne appunto una merce di scambio molto, molto ambita. Quindi diciamo che penso che in conclusione sia importante sottolineare che nell'arco degli anni 60, che è il periodo che abbiamo visto oggi, la critica non presentò gli artisti sovietici, perlomeno quelli di cui si è parlato, come artisti non ufficiali e men che meno come artisti dissidenti. E questa caratterizzazione era dovuta a una percezione più ampia, se vogliamo, delle arti sovietiche nel loro complesso. Ovviamente Crispolti in primo luogo riconosceva le differenze dal realismo socialista dell'arte ufficiale in generale, ma più in termini di scontro generazionale che ideologico. E per cui nel promuovere questo genere di iniziative, tutti gli intellettuali critici filocomunisti di cui si è parlato si rifiutavano di vedere una separazione categorica tra cultura sovietica ufficiale e non.
vedendo, anzi, diciamo, sottolineando, anzi, a volte i punti di intersezione e di ibridazione fra questi due mondi. Addirittura in un articolo del 1966, Crispolti auspicava di vedere alcuni degli artisti da lui proposti all'Aquila, di vederli nel padiglione sovietico alla Biennale di Venezia. Una circostanza, diciamo, assai improbabile, se non impossibile, ma che tuttavia rivelava la conoscenza approssimativa, se vogliamo, anche un po' di ingenuità degli intellettuali italiani nei confronti, appunto, del mondo delle arti, sovietiche. Come abbiamo visto, nell'arco degli anni 60, quindi nel breve periodo preso in esame all'interno di questa passeggiata nell'arte russa, le prime mostre d'arte contemporanea sovietica presentate in Italia, furono per lo più accompagnate da aggettivi come giovane o nuova, mentre inizia a fare capolino un termine come avanguardia o seconda, o meglio seconde avanguardie al plurale, oppure neo-avanguardie. Tutti aggettivi e termini che in qualche maniera tendono a sottolineare il carattere di rottura con l'arte ufficiale, che era già nota e non molto apprezzata, grazie in primo luogo alla vetrina della Biennale di Venezia. Siamo tuttavia ben lontani dalla retorica antagonistica e dei toni anche più accesi che avrebbero accompagnato molti di questi artisti, molte opere di questi artisti nel decennio successivo, negli anni 70, quando un nuovo clima anche politico accompagnerà anche la divulgazione e la ricezione dell'arte non ufficiale sovietica, che verrà per lo più presentata come antisovietica oppure come dissenziente e quindi dissidente, per quanto i due termini siano ben diversi, un decennio quindi che poi avrebbe avuto uno dei suoi culmini, perlomeno nella nostra narrazione, a metà degli anni 70, con l'emigrazione di alcuni artisti, o meglio, numerosi artisti in Occidente. Ma questa è un'altra storia che spero di potervi raccontare in una seconda passeggiata nell'arte russa. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto.